Lutto nel quartiere delle Casermette a Pistoia, dove una donna di 70 anni è stata trovata morta nel suo appartamento dove viveva da sola. A dare l'allarme sono stati, nella serata di lunedì 16 maggio, i vicini di casa, che non vedendola da almeno 3 giorni hanno iniziato a preoccuparsi. Una finestra dell'appartamento era aperta e questo ha fatto pensare che la donna fosse in casa, ma dopo aver ripetutamente bussato alla porta senza alcuna risposta, hanno deciso di chiamare i soccorsi. Due o tre giorni che non la sento né tirare lo sciacquone né andare al bagno, ho detto buono, strano, ho detto io, mi torna sta cosa. Siamo venuti qui, c'è la finestra aperta, ho detto non mi guardo. Sì, sono andato su, gli ho bussato, ho ovviato a urlare, insomma, e c'è la porta tutta sfondata. E non rispondeva, e sì Cioè, che ho chiamato i sfondata soccorsi. da lei per il via dei soccorsi o era sfondata prima? Secondo me era sfondato. Sul posto è arrivato il personale del 118, dei vigili del fuoco e della polizia, che una volta entrati in casa hanno fatto la triste scoperta. La donna era sul pavimento, priva di vita. Il medico accorso sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso, le cui cause sono ancora in via d'accertamento. La casa era in disordine, ma per il momento l'ipotesi più accreditata è quella di una morte per cause naturali. Sarà però l'autopsia a stabilire se si è trattato di un malore, di una caduta o di altro a causare la morte della donna. Dopo gli accertamenti eseguiti sul posto dalla polizia scientifica, intorno alle 1:50 di notte, la Misericordia di Pistoia ha proceduto alla rimozione della salma.